Ciao a tutti, volevo con questo messaggio salutarvi, salutare la community di YLab, dare un grande abbraccio ai nostri co-worker, alle nostre start-up, alle aziende partner e anche ai collaboratori di YLab, al splendido team che ho la fortuna di guidare da un paio d'anni. Ovviamente a tutta la nostra proprietà, i soci, i mentor e gli imprenditori che lavorano attorno al Lab. È stato chiaramente un anno molto particolare, un anno eccezionale, straordinario da tutti i punti di vista. L'abbiamo definito anno horribilis, abbiamo parlato di Black Swan con riferimento al Covid e alla pandemia. E ovviamente ci sono stati anche altri fatti molto particolari, se volete eccezionali. Sono morte tre persone, tre protagonisti assoluti del mondo dello sport: Kobe Bryant, Diego Armando Maradona e da ultimo Paolo Rossi, che hanno fatto un po' la storia dello sport. Ci sono stati tanti aspetti positivi, non dimentichiamocelo. Il primo, probabilmente fondamentale aspetto positivo di quest'anno è stata che ci ha costretto a pensare, e quindi abbiamo ritagliato più tempo al pensiero strategico, ci ha costretti a trovare delle soluzioni, ci ha costretti a riflettere sulla nostra identità, su chi siamo, cosa vogliamo, chi ci rivolgiamo, chi sono i nostri clienti, qual è il mercato. E quindi queste sono risorse che cui spesso non attingiamo, perché siamo travolti dal quotidiano, dall'urgenza, in un mondo assolutamente distratto, in cui è molto facile distrarsi e molto difficile essere focalizzati. Quindi questo è il grande vantaggio, probabilmente, che possiamo cogliere, la grande lezione che ci portiamo a casa. Cos'è successo per le nostre startup? C'è anche chi ha avuto un grande vantaggio, che ha capitalizzato da questa situazione di emergenza. Pensiamo a Sport Clubby, una startup che è stata l'app più scaricata nell'App Store per la categoria sport in tutto il periodo del lockdown, perché aveva in sé già i semi della possibilità di realizzare dei processi di digitalizzazione che poi si sono verificati, quindi ha facilitato il lavoro per tante persone, tanti centri sportivi. C'è chi ha rivisto i prodotti e servizi, penso a Noisefeed, che ha sviluppato durante il periodo del lockdown il più grande database sugli infortuni del mondo del calcio. C'è anche chi si è trasformato, ha cambiato completamente pelle, penso a Dynamiti, che è diventata Premoneo e quindi, sfruttando gli algoritmi di intelligenza artificiale, ha cambiato mercato di riferimento e prodotti e servizi. Poi il trend dello sport tech sono in realtà in controtendenza. Questo sembra strano, ma gli investimenti nel comparto sport tech sono aumentati nel 2020 rispetto al 2019. Oggi si attestano a 3,5 miliardi di dollari contro i 2,7 dello scorso anno. Questo ci dicono i dati di SportEchX, che è questo osservatorio importante a livello internazionale sull'andamento del nostro comparto. Sembra poi che il valore delle property sportive stia aumentato. Questo pare una contraddizione in termini, invece sta a sottolineare che il nostro è un mondo più secolare che ciclico, vale a dire, quello che è stato l'impatto negativo dello sport è stato dovuto al fatto che non è stato possibile seguire gli eventi dal vivo, più che una mancanza o un calo di interesse. Cosa è successo in YLab? Abbiamo fatto tante cose, abbiamo risposto, abbiamo cercato di adattarci a questa grande crisi, a questo momento di difficoltà, digitalizzando, quindi migliorando la digitalizzazione dei processi. Molto semplicemente intensificando i rapporti, gli incontri con le nostre startup, le startup del portafoglio e quelle del network. Abbiamo fatto numerose call coinvolgendo i vertici, la nostra proprietà, i mentor, gli imprenditori, mettendosi insieme, provando a capire come potevamo supportare questa fase di grande difficoltà che stavano vivendo le startup. Quindi intensificazione dei rapporti, degli eventi, dei momenti di incontro. Abbiamo portato tutto in digitale e questa attività ha avuto un po' il culmine con il Matching Day, quello che noi definiamo il Matching Day, cioè l'incontro tra le startup e i player del mondo sportivo, quindi le istituzioni dello sport, le aziende sportive, le organizzazioni sportive. Questo è stato un evento realizzato in digitale il 3 di dicembre scorso, con grande successo di partecipazione da parte un po' di tutti i soggetti del nostro sistema. E poi l'Investor Day, una settimana dopo, anche qui una partecipazione sicuramente superiore a quella che avremmo ottenuto con eventi fisici nella nostra
bellissima sede di Chiavari. Sono questi stati, sono stati due dei momenti che hanno che sono a testimoniare il nostro impegno e supporto nei confronti delle startup verso appunto il miglioramento del loro portafoglio clienti, se vogliamo, l'attività di sviluppo di business e l'attività di ricerca di capitali. Dal punto di vista del co-working, alla fine del lockdown, quando abbiamo potuto utilizzare gli spazi di YLab, abbiamo sfruttato il grande vantaggio di un edificio del 1900 straordinario, non solo bello, ma anche con spazi molto ampi, soffitti altissimi, molto areato, e quindi abbiamo facilmente applicato i protocolli, abbiamo aumentato le distanze tra i co-worker, abbiamo consentito alle persone di lavorare in totale sicurezza. Questo è stato il grande vantaggio di sfruttare la nostra sede per il co-working. Abbiamo anche lavorato all'offerta, quindi abbiamo introdotto la possibilità di acquistare una scrivania per una settimana e anche e soprattutto un'offerta più flessibile a livello annuale, con un abbonamento annuale che però è possibile estendere a 14 mesi con 2 mesi di sospensione. Questo per quanto riguarda il co-working. Abbiamo lavorato anche sulla nostra membership, la YLab Card, inserendo e aumentando il livello e il numero di servizi dedicati alle startup. Penso solo ai crediti di Amazon Web Services, oppure ai servizi del cloud di Google, piuttosto che alle attività anche di consulenza sul coaching e le risorse umane. Abbiamo lavorato molto anche lato marketing, introducendo questo nuovo format di YLab Innovation Talks, in cui ho la fortuna di intervistare protagonisti del mondo dello sport, imprenditori, manager, innovatori. Ci sono state 28 puntate in cui ho avuto la fortuna appunto di intervistare ospiti sia italiani che internazionali. E poi abbiamo intensificato l'attività di relazione con i player internazionali del comparto, acceleratori, incubatori e startup. Abbiamo partecipato a numerosi eventi in campo internazionale in cui abbiamo fatto da giurati, abbiamo potuto parlare con delle startup, intensificando anche la nostra attività di scouting, non soltanto in ambito nazionale. Cosa ci aspetta nel 2021? Chiaramente tante sfide, soprattutto direi abbiamo intravisto delle nuove strade nel 2020, abbiamo avuto il coraggio di intraprendere queste nuove strade, ora bisogna proprio consolidare, mettere alla prova un po' queste assunzioni che abbiamo fatto e spingere dritti verso i risultati. Ci sono delle novità a livello di sistema. Il Fondo Nazionale Innovazione ovviamente non riguarda solamente l'ambito sportivo, ma abbiamo visto tutte queste iniziative, queste misure per iniettare liquidità al sistema, e noi dobbiamo trovarci pronti, dobbiamo chiaramente aiutare in primis le startup del nostro network, le nostre startup a cogliere queste opportunità, da ultimo anche la misura del fondo rilancio. Dicevo, abbiamo lavorato sulla nostra identità, il primo elemento di novità sarà il nuovo sito internet di YLab, che verrà lanciato nelle prime settimane, cioè nel primo quarter del 2021. E perché parto dal sito? Perché la revisione del sito ci ha fatto ragionare sulla nostra identità, le nostre unità di business, quali sono i nostri clienti, come vogliamo essere riconosciuti dai clienti, che cosa proponiamo. Quindi, un primo aspetto chiaramente è l'incubatore, che è la nostra anima, l'incubatore Sport Tech. In questo caso ci poniamo sempre più come punto di riferimento per lo Sport Tech in Italia. Quando dico in Italia significa sia per le startup nazionali che per coloro, quelle startup internazionali che vogliono entrare nel mercato italiano. Miglioreremo le attività di scouting attraverso le relazioni con i nostri partner internazionali e poi spingeremo sul supporto dedicato alle startup, sempre più customizzato, sempre più artigianale, sempre più di boutique, rivolto sia allo sviluppo del business che alle attività di fundraising, con i rapporti già consolidati con family office, business angel, investitori istituzionali. Vogliamo prenderci cura delle nostre startup. 10-15 sono le startup con cui lavoreremo. Per scelta non abbiamo fatto
già nel 2020 un programma di incubazione, non lo faremo nel 2021, proprio perché vogliamo dedicarci alle startup del nostro portafoglio e alle startup del nostro network che hanno obiettivi completamente diversi in alcuni casi. Ci sono startup early stage, ci sono startup che sono quasi delle scale up, che hanno bisogno di, che stanno affrontando round di investimento Series A, e quindi dobbiamo essere in grado, come stiamo facendo, di aiutare questo processo di raccolta dei finanziamenti fondamentali per lo sviluppo, cosa che stiamo già facendo con interlocuzioni costanti, rapporti costanti con i principali soggetti, fondi di venture capital, investitori istituzionali, e questa è un'attività che, su cui spingeremo molto anche nel 2021. L'incubatore, gioco forza, dovrà adattarsi anche alla nascita di Wii Sport Hub, che è stato annunciato alla fine del 2020, questo acceleratore di startup di sport e salute, Cassa Depositi e Prestiti e Startup Bootcamp come partner internazionale, con il quale ci relazioneremo nel 2021. Gioco forza, noi concentreremo gli sforzi sulle startup del nostro network e su quelle del nostro portafoglio. Il coworking, ovviamente, con l'idea di rendere YLab un posto sempre più confortevole, adottando degli accorgimenti per appunto rendere la vita all'interno del lab sempre migliore per i nostri coworker e le startup, creando un senso di community, migliorando quell'aspetto che è già forte, che è la straordinaria capacità del lab di produrre idee, di produrre relazioni, contaminazioni positive sull'innovazione e il talento imprenditoriale. Dal punto di vista dell'open innovation, che è la nostra terza anima, niente di ufficiale ancora, ma mi sento di poter dire che realizzeremo assieme a dei partner importanti un grande progetto di innovazione e di sviluppo dell'ecosistema della Liguria in ambito di economia del mare. Questo è un progetto che ci occuperà per buona parte del 2021. E infine la formazione con il consolidamento del corso per Football Data Analyst, che è ormai al terzo anno, con l'obiettivo appunto di formare questa figura sempre più importante, sempre più rilevante dell'analista dei dati del mondo del calcio, una persona in grado di interpretare i dati ed aiutare l'area tecnico-sportiva delle società di calcio a scegliere i giocatori migliori ed a interpretare al meglio le partite e affrontare meglio il campionato. Questo è un po', diciamo, a grandi linee un bilancio, un'anticipazione del 2021. Il mio grande augurio che faccio a tutti i founder delle startup, alle aziende con cui lavoriamo, principalmente alle startup, ai coworker e a tutti noi, è quello di continuare, di metterci alle spalle, speriamo, questa crisi, ma di non abbandonare le buone abitudini, che sono le abitudini che ho detto all'inizio, quelle di aver dedicarci un tempo allo studio, all'apprendimento, alla riflessione, all'identità, a cosa siamo, a chi sono i nostri clienti, a qual è il nostro mercato, a come possiamo servirlo al meglio. Auguro a tutti un buon 2021, a voi individualmente, alle vostre famiglie, e un abbraccio a tutti.